ingegneri, tecnici, architetti, ma anche imprenditori edili. Erano in 400 oggi all'hotel Russotto di Mestre per parlare di sicurezza. Secondo l'INAIL, nel 2008 in Veneto gli infortuni nei cantieri sono calati del 12%. In flessione anche le morti bianche, dai 27 casi del 2007 ai 22 del 2008. Numeri confortanti, anche se chiaramente non basta. E la sicurezza non basta mai, perché è inaccettabile un solo incidente mortale e anche un infortunio. Però da dove siamo partiti? Che se in due anni abbiamo ridotto del 21% nel settore delle costruzioni in provincia di Venezia, è un buon risultato. L'edilizia ha anche alcune caratteristiche particolari dove il rischio si va a individuare nel fatto che la struttura organizzativa è debole, che ci sono molti lavoratori extracomunitari non formati, che c'è più lavoro nero che non in altri settori. Quindi tutti questi fattori ovviamente incidono, c'è una catena di appalti, subappalti, di lavoratori autonomi che poi autonomi di fatto non lo sono. Tutte queste situazioni possono sicuramente essere migliorate e su queste bisogna incidere ancora. L'anno scorso in tutta la regione gli infortuni nelle costruzioni sono stati poco più di 10.000, dei 27 incidenti mortali 6 hanno riguardato gli stranieri. Nel veneziano 2 lavoratori hanno perso la vita in un cantiere contro i 4 dell'anno precedente. Insomma, qualcosa comincia a muoversi grazie ai controlli e alla prevenzione. Sul tavolo del convegno di oggi, ad esempio, le nuove linee guida per il controllo del rischio nel montaggio dei solai. Quando posiamo un solaio il lavoratore si trova esposto al rischio di caduta dall'alto, quindi è un lavoro che viene eseguito in quota. Con queste linee guida tentiamo di dare indicazioni su come muoversi ad una quota che normalmente supera i 3 metri di altezza, come muoversi in sicurezza. Rispetto delle regole anche nei piccoli cantieri, dunque controlli e poi formazione, soprattutto per gli stranieri, che in questo settore rappresentano oltre il 40% della manodopera. Fare anche i corsi di formazione della lingua italiana con i mediatori culturali, perché in cantiere se non si sa l'italiano è difficile, e anche il dialetto.